ci fai mangiare? Vieni Clem, cosa ci fai mangiare? Allora, che ci fai mangiare? Clementi, oggi facciamo un bel polpettone di pollo. Sì. Avvolto in una bella crosta di carote. Vedi, noi passiamo dall'insalata di pollo. Di mare, esatto. Alla cheesecake, perfetto. I panini del ringraziamento. Esatto. Allora, gli ingredienti, intanto, almeno i principali. Così allora, possiamo... Antonella, abbiamo del macinato di pollo, del formaggio, delle carote gialle e arancioni, del rosmarino, degli spinaci, del cotto, pangrattato, aglio, uova, del latte e delle patate schiacciate. Perfetto, polpettone con ribes e spinaci, poi vediamo come. Esatto, allora Antonella, cominciamo subito dal macinato. Questa volta ho voluto giocare con il pollo. Normalmente i polpettoni li facciamo col manzo, con il vitello o il maiale. Però si chiama polpettone. Ecco. E quindi è fatto ciao, pollo. A domani. Picchialo. Sarà un grande piacere averti incontrato. Clem, lo sai che Antonio Paolino è un grande cantante, canta sempre, anche sotto la doccia. Sì, però grande, troppo grande per i kids e troppo piccolo per i senior. Cioè. Dobbiamo fare The Voice normale allora. Speriamo, prima o poi, Antonella. Vuoi cantare intanto che mescoli i polpettoni? Dai, accendiamo qualche canzone natalizia. Vai. Io ti seguo. Vai. No bed, watch up. No bed, walk cry. No bed, no fat. I telling you why. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. It's coming to town. E festa sia. Grande chef. Io mi giro. Vai. Ti giro. Sì. Crack, schiaccia il bottone. Pensavo dicesse io canto, cioè nel senso. No, io mi giro. Allora, Antonelli, torniamo al polpettone. Macinato di pollo, formaggio grattugiato, un po' di pan grattato. Poi ci mettiamo un bel po' di rosmarino. Tanto va tutto dentro, rosmarino. Esatto, sale. Ok. Poi del pepe. E poi la cosa bella, Antonella, sai qual è? È che ho inserito all'interno dei ribes rossi. Ecco. Quindi la particolarità è questa. Dei ribes rossi. Dei ribes. Va, aiutiamolo. Eccoci qua. Che ho congelato, semplicemente perché non si rompano all'interno dell'impasto. Quindi li mettete congelateli in congelatore. Così almeno rimangono belli così. Esatto. E poi diamo mischiamo. Una bella miscelata, esatto. Fino a formare un bel impasto. Antonella, per favore. Sì, certo. Se mi rompi e mi schiudi, esatto. Qua dentro, così le provo e te le do. Due uova. Bene, il polpettone e le uova sono obbligatorie. Sono fondamentali, anche se il pollo, insomma, già di suo... È già più morbido, esatto. Quindi viene anche meno stoppaccioso, per cui è interessante. Vedete, in questa maniera, con questa tecnica, riuscite ad avere questa acidità, questi ribes all'interno che sono congelati, si mantengono interi, danno un bel colore e fanno Natale. E fanno Natale, ha ragione. Infatti un piatto anche semplice può fare Natale. Questo poi è un piatto, oltre che del giorno di Natale, ma anche a Santo Stefano, perché poi uno lo mette via, il polpettone, come faccio io di solito preparo anche per Santo Stefano. Poi il giorno non mi va di cucinare buono. A Santo Stefano e tiro fuori o dal freezer o dal frigo. Clementi, per favore, tu versi il latte qui nella pentola. Perché tutto quanto? Vai, tutto quanto. Prego, chef. Anzi, lasciane un po', dai, lasciamone un po'. Così? Esatto. Lasciato, vai. Perfetto. Okay. Anch'io! Grande! Che stupido, mi sono spaventata perché sei scottato, invece non è vero. Mannaggia, guarda te. Allora, qui intanto Clementino ha messo il latte perché dopo faremo un bel purè al formaggio. E qui nella padella olio con uno spicchietto di aglio. Ok. Perché dobbiamo rosolare un po' questi spinaci. Spinaci che sono stati strizzati. E sbollentati prima. E sbollentati. Spinaci con olio aglio. Cosa stai facendo? L'allenamento. Cosa stai facendo, Vito? Me lo fai rivedere, Clem? Cos'è questo? L'allenamento. L'allenamento. Oggi ho detto, mi sono già allenato 2 ore. Perché non si deve sfogare. Noi, nel contratto di Clem, abbiamo che per i giorni prima, i giorni della nostra trasmissione, lo mandiamo in palestra. Così si sfoga un po', perché se si sfoga in onda è un disastro. È la fine, no? Altrimenti... ma intanto posso lavare i piatti qui. Certo, puoi fare quello che vuoi. Allora, abbiamo mischiato il nostro polpettone. E poi a che cosa facciamo? Lo mettiamo nella... Prendiamo un foglio di carta forno e... E lo mettiamo su. E lo mettiamo su. Lo schiacciamo, Antonella. Vedi che belli i frutti, insomma i ribes rossi dentro. Sono bellissimi. Bellissimi, davvero. E poi danno un bel sapore. Eccoci qua.
Cosa sta lavando i piatti? È un bravo bambino. Lo assumiamo, Anto? Lo assumiamo. Guarda che mi sono mancati due ribes. Vai, vai, Anto. Le ribes. I ribes. Ma i frutti rossi? Sì, ti piacciono? Ah, okay. Certo, e li ha messi, vedi, congelati. Ah, con il pollo. Col pollo ci sono. Ma è vero che quei frutti rossi, la frutta tropicale, oltre ai frutti rossi anche la frutta tropicale, fa parte di una cucina anche sudamericana? Giusto, beh, che sì. Mettono pesce con... Beh, loro tendono molto ad abbinare, sì, fanno questi accostamenti che sono molto interessanti. Ah, ok, infatti... Io col pollo, anche col maiale, preferisco sempre, un po' come la selvaggina, andiamo ad abbinare sempre questi frutti rossi che danno un bel gusto acido. Poi ci mettiamo il prosciutto. Poi ci mettiamo un bel po' di prosciutto cotto, due, tre fettine. Ok. Eccoci qua, in questo modo. E poi, Anto, giusto un saltino agli spinaci, diamo, ma giusto per insaporirli. Io qui intanto ho messo un po' di sale e un po' di pepe. Perché gli spinaci finiscono anche loro nel polpettone, certo, ovviamente. Certo, chiaro. Togliamo l'aglio. Mamma lo fa il polpettone. Guarda, il polpettone poi è bello, perché adesso noi diamo un'idea, ma poi ci metti dentro anche tu un po' di avanzo. Sì, è un po' uno svuotafrigo, se vogliamo. È uno svuotafrigo. In questo caso, essendo un polpettone delle feste, invece noi scegliamo cosa mettere dentro. Certo, certo. Ah, uno svuotafrigo. Certo, chiaro. Perché tu magari hai un po' di spinaci che ti avanzano, un po' di prosciutto, un po' di pollo, così e fai... E si va al polpettone. Un po' di uova, formaggio. Come le polpette, in realtà, anche quelle, no, sono un po'... quelli sono i piatti della nostra terra, Anto, danno sempre tanta soddisfazione. E anche il chef, quelle sono patate? Quelle sono patate. Adesso le dobbiamo mettere dentro nel latte, esatto, giusto? Qua lo fai tu però, Che devo fare? E tra poco dovrai mettermele dentro e girare. Ah, il purè? Esatto. Ah, guarda, tu okay. È bravo, è più bravo di me. Lo testiamo. Tu parli con uno bravo, non con una granata. Insomma, no, siamo conterranei, mica possiamo fare brutta figura. Tu, bravo, giustamente. Allora, diamoci da fare. Guai. Diamoci da fare, esatto. Guai. Perfetto. Adesso ti faccio una... voglio sapere da Clem se nel frattempo si è fidanzato, perché tu mai. Hai fatto l'ultima volta che no, sei sempre felice. Libero e bello. Grazie. Single felice, ragazzi. So pure cucinare, scusa. Quindi vuoi metterti... Detto davanti agli chef. Ma vuoi metterti sul mercato oppure non sei proprio sul mercato? Non ti interessa in questo momento? Non lo so. Allora, se mi innamoro va bene, altrimenti non fa niente. Cioè, se la devo tenere così, no? Tu è romantico. Sì, lui è veramente romantico. Sì. Beh, la pensa un po' come me. Bisogna innamorarsi, no? Se no è inutile. Se no, chi se ne frega. Allora, Clementi, vedi, lo arrotoliamo. Sì. Fino a formare, insomma... questa sorta di caramellona, okay. Che teniamo un attimo da parte, la mettiamo qua. Lì. Intanto si mettono le patate nel latte. Esatto. E vai, vedi. Posso chiedere con quale aggeggio? Sì. Con la frusta. C'è la frusta. Intanto, intanto puoi trasportarle con queste, ok? Ma quanto? Tutto, no? Mettine anche, insomma. Ma vai, ma dai, mettile tutte, siamo in tanti. Tutto quanto? Vai, ok. Poi abbiamo sbollentato... No, Antonella, in realtà abbiamo delle carote gialle e delle arancioni, ci sono anche quelle viola che potremmo scegliere, poi una mandolina che mi conferma, insomma, Lorenzo, che ci abbiamo tutti a casa. C'è per questa la... la mandolina, questa la movimento. Se no abbiamo qualcuno un dito in meno, però, sì. Ecco. No, però, scherzi a parte, con gli ortaggi molto sottili, come le carote, Antonio ovviamente è un professionista, però un conto è affettare le patate, che sono lunghe, fai tante fettine prima di arrivare al dito, ma in questo caso... cuidatevi, come si dice in spagnolo, fate attenzione. State attenti. Fate attenzione. Insomma, comunque si fanno belle con sottili. Con una mandolina o con un coltello, esatto, si fanno sottili. E ma poi... anche con la grattugia, ci sono le grattugie quelle lunghe. Cioè, la lamina. Io le ho già tagliate un po'. E la cosa interessante è che queste fettine vanno in una ciotola con un po' di sale, perché devono estrarre l'acqua e ammorbidirsi. E diventano morbide, vedete, in questo sale. Modo, flessibili. Perfetto. E le facciamo stare circa 10 minuti, un quarto d'ora fuori dal frigo. Le sempre, disponiamo. Chef, io sto ancora. Devi girare, Clementi. Ancora? Devi girare. Ma non nemmeno per poter. Vai. Vuoi mettere anche un po' di burro? Ma certo. Metti un po' di burro. Di danza. Vedi, Antonella ti suggerisce un po' di burro. Burro. Vedi? Ecco. E secondo me anche il formaggio grattugiato poi. Il formaggio lo mettiamo dopo, Anto, perché sennò poi ci fila troppo. Giusto. Sei d'accordo? Sono d'accordo. Ma il latte va bene, così deve metterne ancora un po'. Allora, no, diciamo che va benissimo. Ovviamente devi soltanto farlo un poco più riscaldato, poi lo spegniamo e ci mettiamo il formaggio. Qui intanto, vedi, Anto, già distribuito. Ma come fate a fatto mestiere, ragazzi? Mamma mia. È duro,
È duro. Disponiamo, vedete, leggermente inclinate. Beh, per accogliere il polpettone. Bravissima. No? E poi srotoliamo questo polpettone qui e lo disponiamo, vedete, al centro. Così. In così. Io qui l'ho fatto un poco più. Ah, vedi? Vedi? Queste che sono carote? Queste sono carote. Tu che sai fare le polpette, puoi fare anche una grande polpetta. Il polpettone in realtà è una grande polpetta. Queste gialle che sono? Carote. Carote gialle. Carote gialle, carote arancioni, ci sono quelle viola. E poi facciamo questo perché lavoro qua. Perché esiste la carota gialla? Sì. Ah, ok, non lo sapevo. Sì, 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 esiste anche la carota gialla, vero Lorenzo? Esiste soprattutto la carota gialla e quella viola. Quella arancione è una creazione degli agronomi olandesi per celebrare il colore del casato degli orange. Ma in realtà la carota è anch'io il casato degli orange, essendo un clementino. Bello! Me ne vado, arrivederci a tutti ragazzi! Ciao! Ciao. Grazie, alla prossima, grande! Arrivare, sì. Poi Anto facciamo destra, sinistra, destra, di partisan. Sei a posto? A posto. Ah, non è maionese. A posto. Se no poi, ecco. Ok, allora mettiamoci un po' di formaggio. Prendi il suo formaggio, spegniamo, ovviamente a fuoco spento e lo buttiamo tutto. Lo metto qui. Allora Anto, destra, sinistra, fino a formare, vedete, una sorta di involucro alternando questi due colori bellissimi. Esatto. Ovviamente io qui vi ho già mostrato, continuate con altre fettine fino a chiudere completamente. Lo avvolgiamo all'interno del foglio di carta forno e lo cuociamo, vedete, così chiuso, perché mantenga il vapore dentro, insomma, e i colori non scuriscano, in forno a 170-175 gradi per circa una quarantina di minuti. Una quarantina di minuti. Intanto Chef, il quanto formaggio ha tutto, qua? Tutto. Dobbiamo abbondare. Vai, buttalo dentro tutto per fare il purè. Vai, diamo un'altra mescolata. Poi il purè è facilissimo, patate bollite, schiacciate, latte e... Eccolo qua, guarda che bello. Guarda che bello, se non è festaiolo questo... Ecco. Oh, questo, è fantastico. Questo... Arrosto. Prendiamo. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. A posto, Clementi, che dici, lo mettiamo qui sul piatto? Vai, però questa è una cosa che deve fare lei, chef. Eccolo qua, è del... Qui posso spegnere? Posso spegnere prima che abbia fuoco. Vai. Lasciacene un pochino che io e Clementino lo assaggiamo nella pentola. Certo. Allora, facciamo c'è un bel letto. C'è H0. Vabbè. Ne tagliamo una fetta? Sì, Anto, che dici? Io lo voglio vedere. Prendiamo due cucchiaini. Sì, H0 va bene? Sì, sì. Eccolo qua. Feliz Grazie. Feliz Buono, Eccolo qua, allora lo impiattiamo. Ma che buono! Ma guardate che bello, come il ribes fa subito festa, le carote colorate. Qualche ribes che fa Natale. E il nostro polpettone può essere servito a tavola e mangiato, perché no, anche dai bambini. Grazie Antonio Paolino. Grazie. Polpettone, ribes, spinaci su un letto di purè. Bravissimo.